22 mesi dopo, da quel fatidico 11 maggio 2022 e quel 5-1 che fece il giro d'Italia e che costò ai Valdarnesi la retrocessione per illecito sportivo, Tau e Figline si ritrovano per una sfida del tutto diversa. Il Tau è quinto e il Figline nono, separati da 5 punti. Clima tiepido al comunale nel quadro di una partita che gli uomini di Venturi vogliono vincere, da una Valdarnese all'altra. Tre novità rispetto al Fedini, Zini, Noccioli e Bruno, mentre il serbo Jokovic va in panchina. All'andata finì 1-1 con botta e risposta Zellini Malva. Auguri al Lombardo, neopapà di Pietro. Padroni di casa in completo bianco, ospiti nel tradizionale giallo-blu. Parte forte il Tau, Antoni, indiavolato, rimette in mezzo per Noccioli che si gira lesto, ma mette fuori d'una bava dalla porta di Pagnini. Ancora Tau, Noccioli si libera al limite dell'area e calcia colpendo in pieno il palo. Sulla respinta, da un metro, Bruzzo calcia incredibilmente alto. È il preludio però al meritato vantaggio altopascese firmato da Mar-